nella scorsa puntata di Vado a vivere nell'Est Europa. Inizia così la giornata del nostro simpatico amico, che si ritrova per l'ennesima volta a scaricare un tir. E dopo i tanti sforzi, ecco che degli assalitori portano via il tutto in un batter d'occhio. Fatto ciò, al nostro gruppetto, non resta che caricare un nuovo tir. Conclusa la giornata, e ben riposati, poi completano la copertura del capannone, ponendo fine al rischio antipioggia. Ragazzi miei, buongiorno. Sono le 6 del mattino e questo. Non so se si vede, ma mi sono appena svegliato. Fratello. Chi è? Pronto il zainetto? Buongiorno, sì, sì. Buongiorno, fratello. Ok. Eccoci qua. Stiamo per partire e oggi ci aspetta una bella avventura, tante ma tante ore di macchina per raggiungere voi la Repubblica Moldova. Abbiamo iniziato un po' il tratto più movimentato, non c'è già più l'asfalto, che bello. Un'altra strada chiusa. Il problema principale non è la lunghezza del percorso, perché saranno più o meno un 300-350 km fino a Soroka, che sarebbe il nostro primo punto di sosta dove poi dobbiamo scaricare il tir. Ma il problema sono le strade che non stanno per niente bene, e poi sarà la dogana perché lì ci fermeranno per un po', e questo, quindi... E questo momentaneamente sono le condizioni attuali. Ogni 100 metri lavori in corso. Stiamo quasi per raggiungere le dogane. Dico dogane perché? Perché ce ne saranno due. La prima sarà rumena ed è quella dove passeremo più in fretta. E poi ci sarà quella moldava dove ci faranno aspettare, ci faranno dei controlli nella macchina e poi ci faranno passare. La cosa strana di qua è che dove possono ti chiedono soldi. Infatti adesso che raggiungeremo la prima dogana ci chiederanno dei soldini per passare la diga che verrà subito dopo. Una volta passata la diga e raggiunta la dogana della Moldavia ci chiederanno altri soldi, ci daranno un fogliettino con un timbro, e senza questo timbro, senza questo fogliettino non possiamo girovagare nella Moldavia. Quindi ovunque tu vai qua... Sì, questo è questo. Siamo arrivati al nostro primo punto di pagamento ed eccolo qua. C'è Giuliano che sta pagando, davanti a noi c'è il ponte. Mamma che casino, raga. Servono i documenti? Sì. Prendiamo i documenti. È da quasi mezz'ora che stiamo fermi. Dovrebbero effettuare un controllo, non so che cosa vogliono controllare, però oggi se la prendono con calma qua. E allora ragazzi, miei, dopo mezz'ora abbiamo passato la prima dogana, quella romena. Adesso stiamo raggiungendo la dogana della Moldavia. Aiutaci a passare questo ponte, mamma con la sicurezza mia. Lo diamo a loro e loro ce lo rivendono. Ok, seconda dogana. Fatto? Ce l'abbiamo fatta. Da qui in poi altri 100 km e siamo arrivati. Oh, siamo arrivati dove dobbiamo scaricare il tir, e il tir è già qua, ragazzi miei. Non so se ve lo ricordate, nello scorso video abbiamo caricato noi Kalupozna. Per non dimenticare, è proprio lui. Corrucci di più, continui quasi.
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo scaricato tutto il tir in pochissimo tempo, forse un'ora, e abbiamo lasciato solo i 2 metri di scatole che andranno a New Yorkani, non verranno scaricati qui a Soroka. Il bello è che a differenza del carico non avevamo l'attrezzatura adeguata, abbiamo fatto tutto a mano e qui ci sono tutti gli alimenti e tutte le scatole varie, e dall'altra parte abbiamo messo tutti i mobili, i letti e tutto il resto, perché questo capannone è diviso in due e qui è dove vengono lasciati tutte le cose che possono essere utili per la casa. Scaricato il tutto, adesso non mi resta che salutare momentaneamente Giuliano, perché andrò con un altro mio amico a New Yorkani. Adesso carico tutto nell'altra macchina e si parte. Eccoci qua. 7 ore per caricare il tir, un'oretta per scaricarlo. Mannaggia chi l'ha caricato. Comunque ci stiamo avviando, adesso vedo anche se riesco a fermarmi per strada, perché devo fare un'altra scheda telefonica per avere un po' di giga. Speriamo di trovarne una. Nuova scheda fatta, e questa è la mia quinta scheda. Abbiamo raggiunto il nostro campo base, eccoci qua. Vedete come si apre il cancello? Ecco fatto. Albero. Abbiamo finito, abbiamo scaricato finalmente tutta la roba. Sto tir lunghissimo è vuoto e ne siamo soddisfatti, però basta. Salutiamo il nostro signor tir, se riesce ad uscire. Eccolo che se ne va, ciao bello, ciao. Salutato e scaricato sto benedetto tir, direi che è arrivato il momento di concludere momentaneamente questa giornata, ma prima di farlo vi mostro un attimino il nostro nuovo campo base, e ve lo voglio mostrare perché qualche anno fa qui non era così. Io mi ricordo che dormivo su un divano in mezzo a un sacco di polvere, sembrava nebbia, e in pochissimo tempo delle persone si sono date da fare creando questo posticino qua, che viene utilizzato sia da chi viene a dare una mano, perché vengono dei gruppi di persone a dare una mano, ma penso che venga utilizzato anche da chi comunque fa delle offerte, delle donazioni, così può venire e verificare come vengono investite. Momentaneamente ragazzi miei vi saluto, domani mattina abbiamo un po' di cose da fare, quindi ci vediamo tra un po', ciao belli. Buongiorno, iniziamo questa nuova giornata e vediamo che ne viene fuori. L'obiettivo di oggi qual è? Prima di tutto dobbiamo andare a fare un po' di spesa, dobbiamo trovare qualche negozio nelle vicinanze dove poter prendere qualcosa, poi divideremo la spesa per pacchi e questi pacchi li dobbiamo consegnare alle famiglie bisognose del posto. Quindi oggi sarà una bella cosa, ci sarà un po' da fare, mettiamoci in moto e vediamo cosa succede. Ah, buongiorno. Si sa come corre quell'altro là. Eccoci qua. Siamo pronti per fare un po' di spesa. 1, 2, 3, 4, 5 ne sono. Questo costa 98 lei, sono 3 litri, sì. Che dici? Ecco qua. Abbiamo già riempito il carrello. Sei, sette, otto, opla, 9 e 10. Sei, sette, otto e 9 e 10.
Ovviamente i prezzi qua non sono poi un granché, diciamo che più o meno costa il tutto come costa in Italia, a parte la benzina e le sigarette, infatti c'è un grande contrabbando nella zona, però vi faccio un esempio, 20 lei moldavi sono più o meno un euro italiano, quindi questa confezione qua di biscotti ci viene a costare un euro e passa. Altri prodotti la stessa cosa, anche la pasta, tipo un pacco di pasta costa più o meno 20 lei, quindi forse anche di più di quelli italiani, e invece su alcuni altri prodotti i prezzi sono leggermente più bassi, tipo questo 9 lei, quindi 50 centesimi un pacco di taralli. Questo perché se i prodotti sono fatti qui in Moldavia costano di meno, però se sono prodotti tipo di marca che sono portati in tutto il mondo, i prezzi più o meno sono simili a quelli dell'Italia, se non superiori. Non so se mi sono spiegato bene, comunque questo. Olio da 3 litri della Floris, pagato più o meno 4,50 euro. Riso più o meno 2,50 euro. L'acqua. Vuoi prendere anche l'acqua? Ecco. Ma ciao piccolino, quanto sei carino. La spesa fatta per oggi è questa, ed eccola qua, abbiamo della pasta, del riso qui sotto, abbiamo preso qualche dolcetto per i bambini, un po' d'olio, abbiamo preso dello zucchero, un po' di sapone e qualcos'altro, e altri prodotti che abbiamo qui nel nostro capannone, tipo biscottini, salatini e roba varia. Abbiamo un po' di tutto e adesso stiamo per allestire dei pacchi, e praticamente i pacchi che verranno allestiti saranno per 10 famiglie. Non so se le incontreremo tutte oggi, però comunque sono per loro, con la speranza che possano essere utili e sufficienti per i prossimi giorni. Adesso facciamo la composizione artistica e poi iniziamo la distribuzione. Via! Iniziamo! Uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Le scatole sono pronte, la composizione un po' meno, perché non sono stato bravissimo, però è entrato tutto all'interno ed ecco qua le nostre scatole belle piene piene piene. Abbiamo le cose che abbiamo acquistato, in più ci abbiamo aggiunto del latte in polvere, dei salattini, biscottini, abbiamo aggiunto un po' di margarina, ci abbiamo messo la farina e altro ancora. Siamo soddisfatti, le scatole sono belle presentabili. E adesso è arrivato il momento della distribuzione. Saluto, che fate? Mi arrivo in quattro. Questa è la casa. Ok. Ah, tutte e due a loro? A trovarlo? Sì, c'è una sorella che abita qua, che non c'è, okay. Una casa. Va bene, va bene. Pace, i primi due pacchi sono stati portati e li abbiamo portati ad una singola casa perché qui abitano due famiglie, e in cambio mi hanno dato questo, ne sono felicissimo, e questa è la casa dove abitano. E vi mostro una cosa, praticamente qui c'è la corrente, sì, ma guardate, il contatore sarà degli anni 60 qua, è vecchissimo. C'è anche un piccolo gattino, ciao piccolino. Ecco, adesso, di più di gatti, è pieno di gatti qua. Sto gatto non si sposta. Eccoci qua raga, questa è casa loro e qui è dove dormono, ci sono due letti, diciamo che questo alla fine non è un letto ma è un divano, però comunque sia lo utilizzano come letto.
Ah, qui c'è l'altro letto? Ok, questa è un'altra stanza. Mamma mia. Da. Amo non faccio. No, da ciò. Da. Mulțumim frumos, Vania. Mulțumim. Muci muci. Ciao piccolina. Ciao. E l'acqua la prendono dal pozzo? Dal pozzo, sì. Ah, il bagno è fuori casa. Fuori casa. Ok. Giardino. Stiamo raggiungendo altre famiglie. Praticamente stiamo andando da una mamma che ha 6 bambini. E uno di questi bambini, indovinate un po' come si chiama? Nazario. Sono belli. È un micro di... Sì. Siamo arrivati. Ah, ciao Nazario. Sei lì tu Nazario, eh? Ciao. Pace. Oh, quanto sei carino. Ciao. Sto musino arrabbiato qua. Con cosa? Sia con Nazario. Io so. Visitiamo la casa. Stavo cadendo. Qui stanno lavando i vestiti. Dove si va? Qui sta dormendo qualcuno. Il letto. Oh, mamma mia. Ciao. Sta creando. No, che cos'è? Una stufa? Wow, che bella. Praticamente sta costruendo una stufa in casa. È bellissimo, sembra un forno per pizza. Giusto per farvi vedere, guardate qua, il tetto è completamente fradicio. Mario. Mamma mia. Vabbè. Ciao Nazario. Andate a vedere. Ciao. Abbiamo fatto amicizia? Ora siamo, dove ti ha trovato l'ingrassutino? Ah, mo sì. Forse l'ha fatta Lu Maria, comunque. Aiuto. Buona pizza. La facciamo? Ci siamo quasi, e lei? Ah, è lei la donna che stiamo cercando. Della fratele Nazario. Ciao, attenti. Pace. Pace. Mi ha ucciso. Mi ok. Abbiamo finito. Abbiamo un passaggio. Da unde mergeți? Pe drum, pe drum. Te o leacă tia la mine? La stăpân în Cărșană. Dar voi ce vă plimbați? Da, ne plimbăm și noi pe la oameni pe aici. Abbiamo dato un passaggio a un signore, praticamente lui deve arrivare a Soroca, quindi è abbastanza lontano da qua. E qui si usa molto chiedere i passaggi, qui c'è altra gente, guardate qua. Non tutti hanno le macchine, non ci sono tanti veicoli tipo circolari o bus, ma mi sa che avete capito perché la zona è quella che è. No vabbè, che è? Ma sei bellissimo tu. Ah, bene. Siamo di nuovo al campo base e per oggi penso che basti così. Non porteremo altri aiuti momentaneamente perché a quest'ora molte famiglie stanno ancora lavorando e quindi rischiamo di arrivare in casa e di non trovare nessuno. Continueremo poi domani la distribuzione, come anche nei prossimi giorni, però per oggi basta così. Come avete potuto vedere, la situazione qui non è il massimo e siamo solo all'inizio, ci troviamo solo in una piccola frazione della Moldavia. Avete visto anche le case in che condizioni stanno, come purtroppo vivono, non c'è sanità, non c'è niente di niente. Ed è una cosa durissima già da vedere, non immagino per chi la vive quanto possa essere difficile.
Comunque ragazzi miei, io adesso concludo qui questo mio video, spero di poterlo postare perché la connessione qua non prende per niente, sicuramente devo andarmi a nascondere in qualche parte sperduta per avere un po' di connessione. E mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto, non dimenticate di mettermi mi piace, di condividere e di iscrivervi a questo canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!